La bello troppo gatta questa maglietta. Pare che me la tiro. No, che ne so. YouTube star. Cominciamo? Cominciamo? Ok. Tutti amici spettatori di Semplicemente Complicate, il format per le donne creato dalle donne. Oggi sono qui con la youtuber emergente Violetta e innanzitutto ti ringrazio per averci concesso questa intervista. Ciao, buonasera, grazie a voi, grazie. Ciao. Come tu sai, il nostro programma tratta di temi prevalentemente femminili e così ti volevamo fare qualche domanda riguardo a un argomento molto caro alle nostre telespettatrici e anche a qualche telespettatore: il ciclo. Ah, bello, sì. Ma senti, ma non era un'intervista, sai, tipo cinema d'intorno, ho capito, però forse... No, cara, quella era per YouTube. Senti, vogliamo cominciare? Sì. Ascolta Violetta, come tu ben sai, durante il periodo premestruale si parla sempre di sindrome, questa sindrome premestruale. Ti è mai capitato di esserne vittima? Ma... che ti devo dire? Senti, in che... cioè... tecnicamente in che consisterebbe praticamente questa sindrome? Scusa, ti faccio una domanda io, no, capito? Nel senso, tu fai intervista, però mi devi perdonare. Violetta, mi sorprendi! È una fase che precede i giorni dell'indisposizione femminile e si sviluppa in sintomi fisici e psichici. Probabilmente ti ritroverai in almeno uno di questi. I sintomi fisici consistono in un gonfiore diffuso. Beh, però... mazza! Tensione mammaria. Oddio. Mal di testa e o dolori muscolari. Acne. L'ursa maggiore. Disturbi dell'appetito. Costipazione o diarrea. Dai, sinceramente questa cosa non vorrebbero vederla neanche i fancazzisti anonimi. E aumento di peso. No. Ti inizia a suonare un po' familiare? Guarda, ti devo dire la verità, no. Cioè... No. Oddio. No. Beh, allora forse sei stata così fortunata da risentire solo dei sintomi psichici, come il livello di sopportazione diminuito. Gli sbalzi d'umore. Oddio, ti hanno licenziato. Ci avevi l'indeterminato amore. Bravo, sì, con che cazzo ci sei andato? E che cazzo ne sai che non lo volevo vedere pure io? Ci sei andato con Gerardo? Sti cazzi che l'ho già visto. Magari me lo volevo rivedere, scusa. Mi rivedo lo stipendio. Ma che poco, mi hanno dato 5.000 euro. Adesso che cazzo? Lo sai che è un film che mi piace perché l'ho già visto? Sono contenta, sono triste. Non lo so perché. Addio, mi licenziato. Mamma, quel filmetto di merda che t'avevo detto che ti accompagnavo a vederlo, ma lo vado a vedere da sola proprio, da sola. Cioè entro in sala, mi siedo e me lo vedo da sola. Adesso mi
Dio mio, aiutami! La difficoltà di concentrazione. Lady Oscar, Lady Oscar, poi c'è rombo del tuono, che tremendo frastuono, ma un attimo il silenzio c'è. O anche l'astenia. Ci ha sempre fatto degli scherzi molto originali. Ricordi quella volta che ci ha messo in quei... Non vi preoccupate, tutti anch'io. Che mi dici? Molti uomini hanno un terrore incontrollato riguardo a questa patologia. Ma guarda, che ti devo dire? Sinceramente penso un po' che questa cosa della sindrome premestruale, no? Sia un po' una leggenda così inventata dagli uomini stessi, no? Per avere una scusa, no? Di vittimizzazione nei confronti delle donne. Per sentirsi anche loro, no? Poverini, ogni tanto, dice. No, anche per combattere, insomma, il loro perenne senso di inadeguatezza. No, guarda, adesso seriamente, guarda, ti posso assicurare proprio, cioè posso asserire proprio con certezza che non mi sono mai ritrovata ad affrontare niente di tutto ciò, guarda. Proprio no. Quindi, qual è il tuo messaggio per le nostre telespettatrici? Ragazze, non vi fate intimidire da queste così ridicole, paradossali insinuazioni sessiste e vivetevi tranquillamente le vostre giornate con o senza ciclo. Grazie Violetta, noi ti ringraziamo per il tempo concessoci e ti auguriamo un buon proseguimento. Grazie, no, ma grazie a voi, guarda, grazie, davvero grazie. Ok ragazzi, buona, ce l'abbiamo. Violetta, ti aspetto in camerino, così magari ci andiamo a prendere un caffè e parliamo un attimino. Okay. Va bene, d'accordo? Sì, ti raggiungo subito, guarda. Arrivo. Grazie. Ciao. Ma quest'anno con chi cazzo ho parlato? Se incontrate sulla vostra strada una donna indisposta, c'è una sola cosa che potete fare. Fuggite, sciocchi!